Il livello della tua crescita personale è la soglia oltre cui non può andare il livello del tuo business. In altre parole, se hai dei buchi nella tua crescita personale, se hai dei limiti nel tuo mindset, nei rapporti con le persone, nei rapporti con i soldi, per esempio, questi andranno a sabotare i tuoi sforzi nella crescita del business e non te ne accorgerai neanche perché sono dentro di te e quindi prevengono tutti i tuoi pensieri, modificano le tue decisioni ancora prima che nascano. Puoi chiaramente seguire un coach e questo è il metodo migliore per guidare, per accelerare la tua crescita personale, ma il metodo più alla tua portata sono sempre i libri. E attenzione, penso che i libri siano molto meglio rispetto a blog, YouTube, lo dico anche contro me stesso perché faccio anch'io articoli e video di crescita personale, ma il libro è un riassunto sintetizzato in poche ore della carriera intera del suo autore, che è stato anche ben strutturato in maniera da portarti ad un risultato, ovviamente se parliamo di buoni libri, e di buoni libri parliamo proprio in questo video. Ho rivisto tutti i libri che ho letto su Goodreads, sono anni e anni, sono decine, forse centinaia di libri, e estratto quelli che secondo me in generale sono quelli che possono impattare di più sulla tua crescita personale. Alcuni sono abbastanza noti, altri forse, anzi, probabilmente non li hai mai sentiti, e voglio spiegarteli qui in questo video. Sono 13 libri, puoi saltare da un libro all'altro con l'indice che trovi in descrizione, puoi tutti anche acquistarli direttamente dai link e ci guadagnerò anche una piccola percentuale. E questo mi farebbe molto piacere se gradisci questi libri. Sono libri anche molto actionable, dicono in inglese, ovvero una volta che li leggi ti danno anche la guida pratica su come mettere, su come implementare quello che leggerai. Tranne forse un paio che sono più libri che ti andranno a manipolare la mentalità, non ti danno proprio delle guide pratiche, ma sono comunque importanti. E allora andiamoli a vedere, questi 13 libri. E il primo è fondamentale per qualsiasi cosa, cioè leggilo per qualsiasi modifica, cambiamento vuoi avere nella tua vita. Si chiama il metodo Tiny Habits, tiny vuol dire piccolissimo, no? Molto piccolo, minimo, minimale in inglese, ed è il libro migliore in assoluto sul cambiare il comportamento che io abbia mai letto. Ti spiega nella pratica un metodo per rimpicciolire al minimo le abitudini, quindi i comportamenti nuovi che vuoi creare, e allenarti pian piano a introdurre questi comportamenti sani nella tua vita. Tra l'altro ti insegna anche come usare la stessa tecnica per eliminare comportamenti malsani. E come sai, i comportamenti sono tutto, le abitudini sono tutto, perché ciò che fai ogni giorno determina ciò che sei. Il passaggio successivo, il libro successivo, è come diventare indistraibili. Potrebbe non essere una cosa così cruciale, no? Nella crescita personale, magari si pensa ad altre cose, sul mindset, sul modo di pensare, eccetera, ma al giorno d'oggi diventare indistraibili è un presupposto per qualsiasi cosa. Se impari a evitare le distrazioni, poi hai abbastanza energia, abbastanza tempo, abbastanza concentrazione per lavorare sul costruire un te migliore, un te stesso migliore. E questo libro è molto molto pratico, scritto da un esperto nel settore che sa benissimo come si fa per conquistare l'attenzione e di conseguenza come difendersi dalle tecnologie che rubano la tua attenzione. E poi abbiamo un libro molto più così frufru, potresti dirlo, Amare ciò che è. È un libro che sembra un libro da guru, se leggi il titolo, se leggi la descrizione, se lo leggi con superficialità, ma non lo è. L'ho letto dopo che è stato consigliato da molteplici coach affidabili che seguo, di cui ho letto qualcosa, e in sostanza questo libro parte dal presupposto che tutto quello che viviamo è filtrato dalla nostra percezione e non è un concetto inventato in questo libro, è la realtà, cioè non possiamo evitare di filtrare quello che vediamo in base alle nostre memorie, alle nostre esperienze, alle nostre emozioni del momento. Ma in base a questa nostra percezione noi decidiamo poi come interagire con la realtà, prendiamo anche decisioni di lungo termine e in particolare questo libro poi si focalizza sulle sofferenze. Soffriamo in base a queste percezioni e magari sono sofferenze totalmente gratuite, no? Questo libro contiene un metodo in 4 domande che puoi applicare pedantemente, direi, a ogni tua convinzione, soprattutto quelle che poi senti che ti limitano, che ti fanno soffrire.
È un libro, io l'ho ascoltato in versione audiolibro in inglese, in cui sono riportate anche proprio le sedute in cui questo processo è applicato e si vede come porta ad una rivelazione, una brutta parola ormai è abusata, ma porta a rompere questo velo attraverso cui vediamo la realtà. Spero che la traduzione sia altrettanto buona quanto l'audiolibro. E appunto, lascia da parte i tuoi dubbi, diciamo, ecco, sui guru, e prova a leggerlo e ad applicare questo metodo. Alle persone a cui l'ho consigliato è stato estremamente utile. E poi un libro che ti ho consigliato anche nella lista dei libri sul business, Pensieri lenti e veloci, perché questo libro ha praticamente fondato la psicologia, l'economia comportamentale, ed è un connubio tra psicologia e economia, appunto. Sostanzialmente questo libro ti spiega perché tipicamente i nostri ragionamenti partono da una base irrazionale e la razionalità arriva dopo, quali sono gli automatismi irrazionali che rischiano di deviare le tue decisioni. Leggilo per creare maggiore consapevolezza di questi bias cognitivi che hai dentro di te, questi pregiudizi che rischiano di appunto inquinare tutte le tue decisioni. E poi c'è Il coraggio di non piacere. Questo è un libro famosissimo, che è diventato famosissimo, e anche in Italia è molto diffuso dopo che l'hanno tradotto. È un libro che parla di una psicologia e di una filosofia che ti fanno capire come prendere responsabilità di quello che ti succede, in sostanza. Spesso ci mettiamo nella condizione della vittima e invece, grazie a questo libro, riesci a capire come hai molta più un ruolo molto più pesante nelle cose che ti capitano. E va molto più in profondità ed è molto bello perché è strutturato come una conversazione tra due filosofi, una roba da Grecia antica sostanzialmente, e quindi ti trasporta proprio nella lettura. E poi c'è un libro invece molto molto meno noto, questo è così meno noto che non è stato nemmeno tradotto, ma vedi che il voto è molto alto, Reboot. Il suo autore è un coach potentissimo che lavora con fondatori, manager di aziende molto grosse, e di solito li porta a piangere, non perché li fa soffrire, ma perché li porta a realizzare i blocchi che si portano dietro dalla loro infanzia, dalla loro adolescenza, e sono come dei soldatini che hanno difeso il forte quando serviva e che hanno continuato a difenderlo quando non serviva più, creando dei limiti molto gravi e anche della sofferenza sostanzialmente. Questo libro ti aiuta a vedere come tu stesso sei causa dei tuoi stessi limiti involontariamente e ti aiuta a superarli con le domande giuste. E poi un altro libro che, se non sbaglio, ti avevo consigliato nei libri sul business, La guerra dell'arte, e questo è importante perché ti fa entrare e ti fa conoscere il concetto della resistenza, questa resistenza interiore che si frappone ogni volta che vogliamo fare qualcosa di importante e di conseguenza correre dei rischi. È un libro brevissimo, ti conviene leggerlo e anche rileggerlo. Poi c'è La via dell'artista. Anche qui il termine artista è importante, è presente, perché quando vuoi creare qualcosa sei sempre un artista, quindi vanno bene anche i libri per artisti. La cosa grossa di questo libro è le morning pages, le pagine del mattino, che è questa tecnica di journaling, quindi una specie di diario basata sul flusso di coscienza, che serve per due cose. Uno, per sbloccarti se sei un artista, appunto, se sei un creativo, e prendere il coraggio di produrre, per esempio nel nostro settore, produrre contenuti. L'altra cosa è che, seguendo questo flusso di coscienza, spesso vai a contatto con alcune tue memorie nascoste, con alcune tue cortocircuiti di ragionamento che continui a ripetere. E a me è servito a questo. Scrivendo così a ruota libera ogni mattina, a un certo punto ho realizzato delle storture del mio passato, e una volta realizzate almeno ne ero consapevole, forse sono riuscito anche un po' a superarle. E poi c'è La sottile arte di fare quello che ti pare. È un libro il cui titolo non mi piace, perché Mark Manson
ha deciso a un certo punto che il suo marchio di fabbrica era la parolaccia. Credo che adesso abbia un po' ridotto questa cosa. Questo libro è un altro libro strafamoso di crescita personale, quindi probabilmente l'avrai già sentito. Quello che mi piace di questo libro e del suo seguito è che mette la crescita personale in un'altra ottica. Un'ottica che parte quasi dal negativo, diciamo, parte dal fatto che la sofferenza è inevitabile, ma da questo ti porta a comunque un motivo, una motivazione per la tua crescita. Quindi vede la crescita personale in un'ottica diversa, molto diversa dalla massa, e di conseguenza è secondo me molto più realistica. Poi Freakonomics, questo non è un libro di crescita personale, però a me è stato utile per la crescita personale, perché è un libro che guarda a alcune luoghi comuni, diciamo, e ti fa vedere come dietro ogni, oppure anche delle notizie così molto con un'opinione di massa, no? Delle notizie che erano interpretate dalla massa in maniera unanime, e ti fa capire come in realtà queste interpretazioni non erano poi così corrette, basandosi sui fatti, perché gli autori sono un economista e, se non sbaglio, un matematico. E ti mette quindi questa pulce nell'orecchio, che un po' tutto quello che vedi può avere un'altra interpretazione. Non è detto che l'interpretazione più di senso comune sia quella corretta. Ci sono anche dei seguiti, due seguiti, se non sbaglio, di questo libro, e anche un podcast che continua sulla stessa traccia. Te li consiglio tutti quanti. Poi, Mindset. Questo qui, appunto, il titolo non è stato tradotto. E questo è il libro in cui impari che ci sono due mindset. Quello statico, quello in cui credi che tutti nasciamo in un modo, nasciamo con un codice sorgente che non si può modificare, quello che sappiamo fare non possiamo modificare, oppure il mindset in cui si può imparare, si può crescere, si può migliorare. Tutti ci troviamo all'interno di un intervallo tra questi due mindset, oppure in certe situazioni siamo più così conservativi, in altre più progressisti. Questo libro ti svela come capire se ti trovi in quale punto ti trovi di questo intervallo, e quanto è importante spostarti verso un mindset di crescita, e anche come è indispensabile aiutare, per esempio, i tuoi figli o i tuoi collaboratori o i tuoi amici o le persone nel tuo mastermind a raggiungere questo mindset di crescita. E poi abbiamo il mio preferito, Tim Ferriss. Ascolta assolutamente il suo podcast se capisci l'inglese, perché è il miglior podcast, proprio a un livello medio elevatissimo. Questo è Il segreto dei giganti, è il primo di due libri che lui ha scritto basandosi un po' sui contatti che ha raccolto, che ha creato grazie alle sue interviste. Il segreto dei giganti è stato appunto tradotto, mentre l'altro, se non sbaglio, Tribe of Mentors, non è mai stato tradotto. Preferisco però quasi quasi Il segreto dei giganti, perché è una raccolta tratta dalle interviste, mentre l'altro è strutturato in maniera diversa. Cosa è bello di questo libro? Che è lunghissimo. Le persone coinvolte non scrive Tim Ferriss, scrivono sono cose dette dalle persone che lui ha intervistato, e queste persone sono il massimo del loro settore. Si tratti di atleti, si tratti di artisti, si tratti di imprenditori, sono sempre il massimo del loro settore. E nel libro sono raccolte le risposte più importanti che hanno dato nelle interviste, e quindi diventa una cassetta degli attrezzi da cui pescare tecniche di crescita personale varie. Cosa succede? Tu scopri con quali di questi intervistati risuoni di più e vai a pescare le tecniche che hanno funzionato per loro, perché se senti che risuonano con te, probabilmente le tecniche che hanno funzionato per loro funzionano anche con te. Quindi puoi leggerlo tutto e puoi pescare quello che ti interessa, puoi pescare solo quello che ti interessa senza leggerlo tutto, e in questo modo è un libro che ti sarà utile in qualsiasi caso, perché appunto è una cassetta degli attrezzi. E poi abbiamo un libro un po' più alternativo, e che credo di aver letto già un paio di volte, perché non è tanto lungo. L'autore è Derek Sivers, che è stato prima di tutto un imprenditore, poi ha venduto la sua azienda e con quei soldi si è permesso di fare il filosofo, in sostanza. Ha un blog bellissimo, che però è in inglese. Questo libro è una raccolta di alcuni dei suoi post, non so se necessariamente i migliori, ma quelli che insieme formano un sistema di pensiero, quasi quasi, anche se in realtà puoi prenderli anche indipendentemente. Il suo vantaggio è che è veramente alternativo, è veramente indipendente, e grazie a questi post riesci ad avere
un punto di vista nuovo su tante cose del mondo, del business, di te stesso, e quindi avere degli spunti che ti portano un po' oltre, che mettono in moto dei meccanismi che altrimenti non avresti messo in moto, e magari ti aiutano a raggiungere un miglioramento che altrimenti non ti sarebbe stato accessibile. E so che è così un po' vago, ma appunto è così alternativo ed è, sono così misti gli articoli che non riesco ad essere più preciso di così. Ecco, questi sono i 13 libri. Ti chiedo scusa perché probabilmente qualcuno l'ho saltato di quelli che mi hanno messo in moto di più il cervello, perché ne ho letti così tanti e qualcuno forse non l'ho salvato tra i miei vari sistemi in cui tengo tracce delle cose e magari lo sto mancando. Però comunque questi 13 li ho visti, li ho rivisti e li ho scelti con tanta attenzione. E appunto ognuno era consigliabile per un modo, per un motivo diverso, quindi ti consiglio di leggerli tutti. E sicuramente, se proprio hai solo tempo di un libro, leggi il metodo Tiny Habits, perché quello è fortissimo. Spero che questo video ti sia piaciuto, e se è così clicca mi piace e mi farai un grandissimo favore. Se hai altri libri da consigliare, mettili nei commenti. Se hai bisogno di qualcosa in particolare, se ti manca un libro per una cosa specifica, anche quello chiedimelo nei commenti e te lo faccio, magari ti do un consiglio personalizzato. E ti consiglio anche di entrare nella nostra community Dojo, troverai il link in descrizione, perché lì troverai i riassunti dei libri che abbiamo condiviso in passato con la nostra newsletter e che conserviamo tutti quanti. Bene, grazie di aver seguito anche questo video, ci vediamo al prossimo, ciao!